Amico Bista, sei stanco dei soliti esercitini? Sei stanco delle solite basette date col flock? Sei stanco del solito patetico battle ready? Sei stanco dopo ore passate sul tuo progetto di sentirti dire a torneo è ora che dipingi i tuoi soldatini? Molto bene, il tuo momento è arrivato perché c'è la nuova rubrica della Guida Galattica per modellisti. Basta con gli esercitini. È ora di passare agli esercitanti. Galattici amici, galattiche amiche, galattici amici, ma soprattutto galattiche mucche. Posso andare avanti tutto il giorno? Ben ritrovati su Esercitazzi, io sono Huge e questa rubrica nasce dal fatto che mi hanno fatto alcune domande riguardo il mio esercito di demoni di Slaanesh e quindi è una sottorubrica di Esercitazzi, la chiamerò Come lo feci, quindi benvenuti a Come lo feci. Allora amici, la domanda che mi avete rivolto è come realizzare queste affascinanti basette in marmo. Come? Hanno notato solamente le basette e non hanno notato il tuo bel visino? E il tuo bel lato B? Raga, per favore, poi fate due complimenti anche alla diva, perché sennò si offende. Comunque, oggi, se non ti dispiace, parleremo solamente della basetta. Quindi, come realizzare una basetta di marmo come questa qua che vedete? È un effetto completamente pittorico e più semplice di quello che potrebbe sembrare sulle prime. Per poterlo realizzare è essenziale procurarsi della pellicola trasparente da cucina come questa. Sì, dopo che Benedetta Parodi vi ha insegnato come fare il polpo arrosto usando la pellicola, dopo che Christian Grey vi ha insegnato come fare un involtino primavera con la vostra fidanzata, ora il vostro Huge vi insegna come fare del modellismo grazie a questo poliedrico strumento. Ora, la tecnica è molto pratica, per cui preferisco farvi un video. Ho provato a fare anche dei tutorial con delle foto, ma obiettivamente io penso che sia molto meglio farvi vedere praticamente come si fa, perché vi assicuro che è più semplice di quello che sembra. Per cui mi raccomando, togliete il polpo dal forno, liberate la vostra fidanzata, procuratevi la pellicola trasparente che andiamo ad iniziare. Ok amici, primo step. Per iniziare, per far sì che questa tecnica funzioni, abbiamo bisogno di una base che sia perfettamente liscia, d'accordo? Tutte le basette Games Workshop vengono vendute con questa piccola texture in superficie, ok? Questa qua è fatta apposta per far aggrappare la colla vinilica e la sabbietta o i prodotti technical, ok? Però a noi serve una basetta che sia perfettamente liscia, omogenea. Questo perché la tecnica che andremo a fare con la pellicola trasparente ha bisogno di una base perfettamente liscia per creare dei begli effetti di screziati di marmo. Per cui adesso la prima cosa che andremo a fare è dare una base di protettivo lucido. Va benissimo a tal proposito lo Storm Shield. Io ho da far fuori ancora dai tempi dell'Accademia di Belle Arti questa vernice finale all'acqua. È esattamente la stessa roba. Per cui la prendo e la metto sulle mie basette. Ok? È comoda perché vedete che è bella. È bella spessa. Ok? È importante, ragazzi, dare un paio di mani. Ok, io ne do una e lascio che diventi bella omogenea, ok? In realtà il colore si può tirare anche giù un po' più spesso, io di solito lo do in un paio di mani, anche perché asciugano prima, ok? Qua in effetti se vedete mi è venuto un po' più spesso. Va bene uguale, in realtà adesso vi do una fonata e ci vediamo per la seconda mano. Ok amici, la prima mano è asciutta. Come vi spiegavo, una mano sola non basta, vedete che la texture
è ancora evidente, per cui ora vado a dare una seconda mano. Ma devo comunicarvi che è successa una cosa buffa. Vi ricordate che su questa basetta qui, questa tonda, ho dato una mano più grossolana, più spessa, ok? E adesso ci sono una cosa strana. Invece di creare una superficie liscia, se notate, si è creata una sorta di spaccatura al centro, ok? Allora, tecnicamente questo è un errore, d'accordo? Io ho bisogno di una superficie liscia, però la casualità ha voluto che la spaccatura ricordasse una sorta di vena, di venatura. E quindi, di fatto, questa casualità mi ha portato a realizzare un effetto che è simile a quello che io voglio ottenere. E visto che il caos non esiste, ma esistono i quattro dei del caos che ci guidano, io questa cosa che mi è successa per pura casualità me la prendo, me la porto a casa e adesso do una seconda mano sottile qua, ok? Perché l'effetto che voglio farvi vedere è puramente pittorico, non c'è bisogno di avere una basetta testurizzata per fare l'effetto marmo, quindi bisogna solamente di una basetta liscia. Però, visto che i Fantastici 4 mi hanno regalato questa cosa strana che ogni tanto accadono nel nostro hobby, ragazzi, degli errori o presunti tali che ci portano a esplorare strade nuove, per cui adesso io do una seconda mano leggera qui sulla basetta quadrata, che voglio appunto farvi vedere la tecnica per come l'ho sempre fatta, cioè su una bella basetta liscia, cercando di ottenere un effetto puramente pittorico. Però già che ci sono, do anche un bello strato spesso pure di qua, cercando di vedere se magari succederà che si creano nuove spaccature interessanti, nuove texture interessanti che poi posso andare a dipingere. Le lascio asciugare al sole e poi vi dico. Ok amici, la basetta è pronta per provare a sperimentare la tecnica della pellicola trasparente. È essenziale, vedete, dopo due mani di protettivo lucido, che sia bella liscia affinché la tecnica funzioni, d'accordo? Non solo, ora userò come colore base questo Grey Sear, andrò a diluirlo sempre con il protettivo lucido, d'accordo? Quindi non ce ne vorrà tantissimo. Prendo un po' del mio protettivo lucido e vado a diluire appunto il colore con il protettivo, per cui prendo una buona dose di colore e lo vado a diluire assieme, d'accordo? È importante che il colore non sia troppo liquido. Potete provarlo sulla basetta. Ok, vedete che è bello lavorabile, perché non è completamente duro, ma non è nemmeno liquido. Ok, questa la consistenza è fondamentale affinché la tecnica funzioni. Ok, ora prendo la mia pellicola trasparente. La macchia, vedete, l'ho fatta così, non deve essere omogenea, anzi, meno è omogenea meglio è. E a questo punto, vedete, praticamente io vado ad accartocciare la pellicola sopra il colore. Tutte le pieghette, vedete che belle? Queste belle pieghette qua restano impresse sulla basetta e quando vado a strappare mi lasciano questo bel effettino casuale. Vedete che bello? Questo bel effettino casuale che ricorda le screziature del marmo. Dovete sperimentare un po', ok? Per ottenere questo tipo di effetto. Anzitutto, come vi dicevo, con la diluizione del colore, e ricordo, è fondamentale che la basetta sia bella liscia. Pensate che non ho nemmeno dato il primer, quindi sto lavorando direttamente sulla base di protettivo lucido, proprio perché mi interessa che sia fatta così. Vedete che belli effetti vengono fuori. Ora, un'altra cosa che diciamo faccio oltre proprio a applicare e togliere è tirare leggermente la pellicola in modo da creare, vedete, delle righettine. Poi la vado a pressare, vedete, e lascio una sorta di righettine. Il marmo spesso ha questa sorta di venature. Quindi un po' di venature e un po'
invece di effetti, vedete come questo qua, meno dritti, no? Ma più morbidi. Eccoci qua. Secondo me questo è un ottimo effetto marmo, d'accordo? Ok, questo qua è ottenuto solamente pigiando la pellicola trasparente sulla base di Grey Sear diluito col protettivo. Ora lo lasciamo asciugare e questa qua già così è un ottimo effetto marmo, ok? Semplice, così come ve l'ho fatto vedere. L'unica cosa veramente è fate un po' di prove sulla diluizione del colore, perché se è troppo liquido scorrerà via e non lascerà questo effetto qui, e se è troppo diciamo, se poco diluito, invece non otterrete tutte queste belle screziature qua. Ok, ora questo è il primo step, però ovviamente possiamo spingerci molto più in là. Ok amici, ora la pittura è diventata solida, si è asciugata, e vedete che sono rimaste impresse tutte queste serie di micro texture che sono super interessanti e che ci ricordano l'effetto del marmo. A questo punto voglio andare a dargli una tonalità. Possiamo creare il marmo di qualsiasi tonalità. Volendo, già così è un effetto credibile. Se vi interessa un marmo particolarmente grigio chiaro, si potrebbe giusto intervenire con alcune piccole lavature, magari di un color seppia o di un colore più turchese, e ottenere un buon marmo chiaro. Io però ho bisogno di un bel marmo che sia bello intenso, ok? Come quello delle mie basette dei demoni, perché voglio qualcosa di bello carico. E visto che il mio amico Ale mi ha chiesto di provare a fare un tutorial sulle basette rosse per i suoi templari neri, andiamo di colore rosso. Ora, quello che dobbiamo fare in questo momento, quando andiamo a colorare, è cercare di evitare di obnubilare, di cancellare tutte le nostre texture che abbiamo creato tanto faticosamente. Per cui ci vuole un colore che sia trasparente e molto pigmentato, ok? Secondo me la summa ideale è la gamma contrast, per cui vi prendete un bel contrast della tonalità che vi interessa e lo andate a dare una mano sopra il marmo. Basterebbe anche una mano ben diluita e omogenea, però voglio farvi vedere una tecnica che ho imparato usando gli acquarelli e che secondo me può essere molto interessante. Fondamentalmente diamo una mano di acqua su tutta quanta la basetta. Dopo averla sbattuta un po', andiamo a prendere il Flash Tears Red e lo mettiamo sulla wet palette, okay. Lo diluiamo bene, perché tanto ragazzi è super pigmentato, per cui anche molto diluito renderà bene, e andiamo ad applicarlo. Allora, vedete che, scaricando subito anche il pennello, vedete che la capillarità dell'acqua fa sì che il colore crei queste chiazze, ok? Molto interessanti. Restate sempre sul diluito, e anche qua è un effetto che è casuale, ma secondo me va a rafforzare un po' l'idea del marmo colorato, e quindi è ideale. Allora, tendenzialmente io mi sono dato questa sorta di schematicità. Do le parti più scure verso i bordi, ok? Quindi carico il colore verso i bordi e poi al centro lo vado a diluire. All'inizio siate abbastanza cauti, perché? Perché, come vi spiegavo, se date una mano troppo spessa, mi coprite tutti i dettagli che avete fatto nella fase precedente e diventa un po' inutile, ok? Soprattutto perché in questo caso in particolare il Flash Tears Red è particolarmente intenso. Per cui date magari, fate un paio di passate, vedete sempre che il colore sfrutta la tensione dell'acqua e mi va a creare questa sorta di sfumature molto interessanti, ok? Adesso magari, come vedete, sto usando un pennellone molto grosso. Per le miniature spesso e volentieri la gente si fissa con i 000 e pennelli con la punta sottile. In realtà l'importante è avere un buon serbatoio e una punta sottile, perché per quanto uno possa avere la punta sottile ma poi ha un serbatoio che tiene poco, tende poi a dover continuamente caricare il pennello e non viene un buon lavoro. Vedete che sto lavorando veramente quasi con un acquarello, ok? Cerco magari anche di seguire vagamente le venature di prima. In alcuni punti ho
carico un po' di più e in altri lo invece lascio che sia solamente l'acqua, diciamo, a darmi la sfumatura, ok? Quindi base super diluita di contrast ed ecco già che il mio marmo comincia a prendere una bella sfumatura rossa. Ok, lasciamo asciugare e poi passiamo a rinforzare ancora di più questo effetto. Ok, prima mano asciutta, vedete che bell'effetto trasparente che è venuto. Già così, secondo me, uno potrebbe essere soddisfatto. Io voglio fare un bell'effetto potente, con dei bei contrasti, per cui ora quello che farò è andare cercando di seguire sempre e di non cancellare quello che già ho creato, cioè quello che già si è creato casualmente, a rafforzare un po' queste tonalità. Per farlo userò sempre dei contrast, ok? E il marmo spesso al suo interno ha delle screziature di tonalità differenti. Voglio andare un po' a ricrearle, per cui magari adesso vado a dare sempre molto diluito dei passaggi con del viola, per cui del Volupus Pink, e magari anche, visto che sempre di viola si tratta, aggiungo un po' di turchese, ok? Teradon Turquoise, per dare magari le parti più in ombra, per cui tenderò sempre, aggiungendo un po' di turchese, ad andare verso il viola, d'accordo? Prendo un pennello forse un po' meno, diciamo, agricolo rispetto a quello di prima, sempre una serie 2, queste in particolare mi piacciono particolarmente perché, vedete, come vi spiegavo prima, hanno un sacco di serbatoio, per cui hanno una bella punta con la quale possiamo lavorare, ma soprattutto hanno anche un bel serbatoio, per cui una volta che li avete caricati ci potete fare tutta una serie di passaggi senza dover andare ogni volta alla tavolozza a ripescare il colore, ok? Quindi ora lo diluiamo bene e vediamo un po'. Magari posso scegliere di concentrarmi, che ne so, su questa zona qui e andare a dargli una tonalità di violetto. Ok. È molto divertente questa fase qua, ragazzi. È quasi rilassante andare a mescolare assieme i vari colori. Vediamo un po' cosa succede se ci buttiamo dentro un po' di turchese magari sui bordi, che questo era molto, vedete che l'ho messo giù, ma era un po' troppo carico. Io vado a sfumare perché adesso la cosa bella è che sono tutti quanti belli diluiti e quindi assieme basta avvicinarli, loro si vanno a fondere. Ancora un po' di violetto. Ragazzi, è come dare un acquarello, non so se vi è mai capitato, però veramente tecnicamente è una cosa più semplice rispetto a quello che si crede, ok? Chiaramente qua, ragazzi, stiamo facendo della pittura pura 2D, ok? Stiamo cercando di fare un effetto trempe l'œil, diciamo, che inganni l'occhio, che faccia sembrare che di fronte a noi c'è qualcosa di profondo, quando in realtà stiamo parlando solamente di un effetto pittorico. E ripeto, io lo trovo particolarmente divertente, d'accordo? È chiaro che se poi anche qua dovete fare, adesso vi sto facendo una battuta fatta bene, ma si può tranquillamente fare una produzione più in massa, cioè se ci si può mettere lì e fare anche 5-6 basette in contemporanea senza problemi. Adesso aggiungo un po' del rosso di prima, sempre, vedete, adesso l'ho dato una patacca un po' troppo grossa, vado ad aggiungere un po' d'acqua e la diluiamo via. Ok. La diluisco prima sulla palette, perché vorrei, diciamo, rendere un po' più intenso, ecco, così, qui al centro. Vedete che sto proprio lavorando col colore super diluito e un po' alla volta, perché l'unico cruccio che dovete avere ora è quello di andare a buttar giù una cosa che sia troppo spessa e rischia, diciamo, di coprirvi i dettagli. Ok, così io mi sento
soddisfatto. Vedete che se lo metto in controluce si vede proprio che c'è ancora tutta l'acqua che si deve asciugare, no? Finché è così si può lavorare. Ok, adesso i contrasti mi piacciono decisamente, vedete che è bello profondo i lati. Se giusto guardate, mi sembra che qua, eccoci, la vorrei un po' più chiaretta, sono ancora in tempo a scaricare un po'. Ok, così mi piace, lascio che asciughi e poi tocchi finali. Ok, colore si è asciugato e come potete vedere abbiamo un bel rosso intenso con anche una serie di sfumature più viola o più scuro, che secondo me lo rendono ancora più austero, più drammatico, diciamo. Quello che voglio fare adesso, posto che sono tutti passaggi che secondo me sono opzionali, nel senso che potete fermarvi quando volete in questo tutorial, perché ogni step secondo me può essere efficace, però adesso quello che vorrei fare è andare a riprendere un po' le lumeggiature, quindi aumentare il contrasto. Vedete che è particolarmente scura, mi piace la parte scura, funziona molto bene, mi piace la tonalità del rosso, però abbiamo forse un po' perso le lumeggiature, per cui riprendo in mano il colore base che abbiamo dato all'inizio, per cui il Grey Sear, questo grigio, e lo diluisco parecchiotto sulla mia palette, sperando che sia a favore di camera. Allora lo diluiamo qua, in questo caso lo vado a diluire abbastanza, ok, piuttosto, e anziché no. Allora, quando devo andare a fare i lavori di precisione mi torna utilissimo il mio guantino, perché tendo di solito a scaricare un po' il colore sul guanto nel tentativo, vedete, di trovare il momento giusto nel quale posso fare delle righettine, ok, sottili, e quando sono soddisfatto prendo il pennello e vado a lavorare sulla miniatura. Allora voglio ritoccare alcune venuzze, allora ancora leggermente, era ancora leggermente solido, serviva un po' più liquidino per andare proprio leggero leggero a ripigliare alcune di queste venuzze. Non mi sto inventando nulla, sto semplicemente andando a seguire quelle che sono le venature che si sono create, i pattern che si sono creati, ok? In alcuni punti vado e li rafforzo. Questa qua bella lunga. Allora amici, in questo momento so che non è proprio facilissimo. Quello che dovete allenarvi a fare è tirare le righe sottili, ok? Non importa, vedete, che siano dritte, però dovete imparare a cercare di tirarle più sottili possibile. E può essere un buon esercizio, ok? Questa scusa delle basette può, diciamo, aiutarvi a provare a dipingere delle righe un po' più sottili, per cui magari, se non siete abituati, potete provare a mettervi lì di allenarvi un po'. Ora non c'è diciamo preoccupazione che siano anche dritte, per cui tanto si può iniziare così. Poi più avanti, una volta che sapete tirare le vostre righe sottili, è anche il momento magari di imparare a provare a tirarle un pochino più dritte. Provo sempre a scaricare il pennello e quando sono soddisfatto ritorno qua. Allora, un consiglio che vi do è questo: cercate di tirare delle righe che siano continue. Vedete che alla fine ne sto seguendo particolarmente una qua e una qua, e magari a un certo punto ripassate, ho tenuto il pennello perché sono veramente un pro, provate a ripassare in alcuni punti in modo da creare una sorta di piccoli puntini. Guardate, pic, tic, ok,
piccoli puntini, magari anche qua dove si intersecano, ok? Dove vedete una parte più scura, andate vicino e gli mettete un puntino bianco. Questi piccoli microscopici punti di luce. Sono tutte tecniche abbastanza avanzate, però perché non provarci? Questo aiuterà proprio a dare un po' di movimento a tutta quanta la casetta. Ok, ritengo abbastanza, scusate, soddisfatto. Ok, vedete che questo qua ci dà quell'idea di venatura anche da distante, piuttosto interessante. Ok, perfetto. Ok amici, ci siamo quasi. Vorrei dare insieme a voi giusto un paio di tocchi finali per andare sia a smorzare diciamo questo bianco, che effettivamente vedete che è forse un po' troppo intenso, sia a dare qualche nuance in più, come qui qualche sfumaturina delicata di colore. Per cui vado sempre con la gamma contrast, prendo del giallo, un altro yellow che secondo me potrebbe stare molto bene, lo diluisco molto bene sulla wet palette perché voglio proprio dare un microfiltro, ok? Il ditone può essere utile anche, vedete, per capire se un colore è diluito a sufficienza o meno. E poi proviamo a dare un minimo di filtro qua. Una cosa che potete fare, vedete che adesso, dando le righette, siamo andati a creare una sorta di campiture, vedete? Cioè, abbiamo diviso un po' la vasetta in pezzettoni. Ecco, andare a dare una tonalità a uno di questi pezzettoni, cioè fermarmi, non so, questo quadratino qua, lo facciamo sul giallino. Ecco, secondo me aiuta a rendere un sacchissimo l'idea del marmo. Vi concentrate su alcuni punti e vedete un po' cosa salta fuori, dando una sorta di filtro proprio in più, di filtro di colore differente in più, ok? Anche questo è super divertente da fare come passaggio, proprio super easy. Vorrei aggiungere ancora un pochino di violetto, di Volupus Pink, che in realtà ho già qua sulla mia wet palette, perché vedete che questo qua lo diluisco molto bene e sono quasi al limite a livello di copertura della mia superficie. Si vede ancora quello che c'è sotto, però sono effettivamente quasi al limite, per cui vado proprio a dare un ultimo mano molto sottile. Sui bordi posso sempre permettermi di andare un po' più pesante, perché voglio che la sfumatura, diciamo, verso i bordi sia più scura, vedete? Ok, questo mi piace. Ora aspetto che si asciugano questi filtri, ma nel frattempo vi faccio vedere, diamo il bordo nero alla nostra basetta mentre asciuga. Per dare il bordo nero è sempre essenziale avere uno di questi strumenti qua. Di solito io li uso per tutte le miniature, per dipingere tutte le mie miniature. Ok, sono questi qua, me li ha regalati il mio amico Riccardo, ciao Ricky, e sono dei bastoni da tenda. È andato al brico, se li è fatti segare in tanti bei tronchettini, un po' di patafix e fissate la vostra miniatura sopra. E così è proprio comodo da maneggiare, non avete problematiche, non vi sfugge, è super super easy, super comoda. Ora prendo del nero, dell'Abaddon Black, e direttamente dalla boccetta, senza passare dal via, con un bel pennellone cinghiale. Allora, vado a, vedete, ho sbavato sui vari bordi, c'è tutta questa serie di errori, cioè diciamo di problematiche che si creano, di sbavature, e vado a dare il colore nero. È molto semplice questo passaggio, in realtà, basta che teniate il pennello parallelo al bordo della basetta, in modo che siete sicuri che non andrete a sbavare sopra il lavoro che avete appena fatto, perché vedete, tutto felice. Direttamente prendo il colore
dalla boccetta perché mi serve bello spesso. Questa qua è una delle parti che maneggerete sempre di più della vostra miniatura, per cui do, vedete, molto semplice, sto parallelo, do la mia, il mio bordo nero e da subito vado a ottenere questo bell'effetto scuro. Ora, la basetta, una volta che sarà asciutto l'ultimo ritocco che ho dato, vedete che ora è diventata particolarmente opaca, vedete? Riflette poco. E quindi l'ultimo passaggio che farò prima di mostrarvi il prodotto finito è dare una bella mano, l'ultima mano di protettivo lucido su tutta quanta la basetta, in modo da dare a far sì che su tutto il modello ci sia la stessa finitura lucida. Noi vogliamo un bel marmo lucido. Come vedete, la mia wet palette è piuttosto smerdata, ma come insegna il gran maestro della wet palette, che ha fatto anche un tutorial su questo canale, che è il grande Fra, se non smerdazzi la wet palette, godi solo a metà. Ok, questa è la basetta finita. Ho dato la mia bella mano di lucido. E vedete che si possono notare ancora tutti gli effetti che siamo andati a fare, tutti i vari passaggi, si vedono ancora tutte le screziature iniziali, qua sotto. E abbiamo accentuato un bel po' i contrasti e questo qua è un bel effetto marmo che anche una volta che lo vedete su un campo di battaglia, lo vedete da distante, fa sicuramente la sua porca figura. Ora ci mettiamo sopra un simpatico caradron di prova e secondo me è veramente un bel effettone, ok? Vedete che aiuterà secondo me a esaltare qualsiasi cosa voi vogliate fare, che sia un elemento scenico, che siano delle miniature, ok? Questo qua era il marmo rosso, spero vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, fatemelo pure sapere nei commenti. Ora vediamo se volete proviamo a fare anche qualche altra tonalità. Allora amici, mi avete chiesto di provare l'effetto marmo su un marine e ora ci provo. Non ho mai provato questo genere di tecnica su qualcosa che non fosse perfettamente liscio, per cui non ho assolutamente idea di quelli che potrebbero essere i risultati. È un po' troppo spesso il colore, aggiungo una punta di protettivo lucido e qua che faccio? Lo smarmello un po' su tutta la gamba del nostro marine. In realtà l'avevo provata questa tecnica sulle vesti della mia Keeper of Secret, però chiaramente erano comunque piatte rispetto a un marine. Vediamo, il colore è bello fresco, io provo a metterci sopra un pezzettino piccolo, eccola, un pezzettino piccolo di carta, di plastica, scusate. Vediamo cosa salta fuori. Ma sapete che non è male? Ma sapete che chiunque abbia avuto questa intuizione, era una bella intuizione. Vediamo di riprenderlo un po' qua. Bisogna lavorare a piccoli passi, però effettivamente questa gamba marmorea non è poi così male. Ok, interessante, interessante. E a questo punto quasi quasi provo a fare lo stesso effetto anche sul resto della miniatura. Ok, ho lasciato asciugare la prima mano onde evitare di andare a rovinare questo bell'effetto che ero riuscito a ottenere. Adesso proviamo a sbulaccare il colore sul resto della miniatura nella speranza di... Mi tengo sulle piastrone grosse, quindi non vado, diciamo, a fare anche tutti i vari dettagli piccolini. Magari così a naso direi che posso lasciare delle zone più... cioè comunque delle zone più scure, cioè non lo darei in maniera omogenea su tutto, ok?
perché comunque questa tecnica ha bisogno di contrasti. Poi con un pezzettino come prima andiamo a applicarlo e elevarlo. Spaziale, anche molto divertente devo dire ragazzi questa cosa. Ok, guardate che bello. Adesso amico seguace della guida che mi ha dato questa idea, se ci si beccherà dal vivo ti offrirò da bere, perché questa è veramente stata un'ottima intuizione. E vi resta questo bello effetto, mamma, interessantissima sta cosa, bella. Adesso direi proviamo a dipingerla e vediamo cosa salta fuori. Molto interessante. Allora amici, io vi giuro che sto sperimentando con voi questa nuova tecnica di marmo su una Power Armor, quindi mi perdonerete se vado a provare a usare dei colori che insomma che so già gestire, che sono quelli che ho usato per la mia base dei demoni. Per cui ora, visto che tra l'altro fortuna vuole che ho usato Grey Seer, per cui che è il colore base per i contrast, vado a dare un po' di colore proprio usando il contrast verde e diluendolo con il suo medium, che è questo qua, lo Storm Shield. Allora vediamo un po', non vorrei perdermi completamente, diciamo, le screziature che ho dato, tutte le varie. Quindi starei abbastanza sul semplice. Qua in realtà, come vi ho fatto vedere nell'altra basetta, cerco di lasciare, non so, ad esempio su questa zona qua, vedete, cerco di lasciare il chiaro. Ok, avete visto che resta più scuro a lato e qua più chiaro. La ginocchiera, sempre una parte molto interessante. Quindi qui resteremo, diciamo, vado giù più secco qua sul lato perché lì resterà un po' in ombra. Poi mi prendo un po' di medium e invece qua dove ho deciso che cadrà la luce resto un po' più sul chiaro, ok? Abbastanza dozzinale, sempre, però insomma, indicativamente diciamo che voglio provare a lasciare la parte un po' più chiara qua. Tanto comunque posso sempre tornare giù, cioè posso sempre tornare sopra a scurire. Adesso non voglio dare una base troppo scura. Adesso solo sulle placche, perché poi dopo chiaramente nei giunti qua andrò poi dopo a dare una base di nero. Per cui dallo scuro qua. Ok, vedete, ad esempio qua si capisce bene. Do lo scuro qua nei recessi, poi mi prendo un pochino di medium, lo scarico bene sul mio pezzettino di Scottex, lo vado un pochettino così, vedete, a tirare in modo che resterà un po' più scuro nei recessi e chiaro qua. Ok, prima mano, gamba marmorizzata. Vedete che l'effetto c'è ancora, il mio bello effetto marmo. Ok, aspetto che si asciughi e poi andiamo a pompare ancora un po' i contrasti. Allora amici, questo qui è l'effetto una volta asciugato. Adesso vorrei sperimentare, già che siamo qua che sperimentiamo, faccio del panel lining, cioè vado a dare una linea netta scura che definisce i vari pannelli dell'armatura. Per farlo prendo il solito protettivo lucido che oramai sto usando a taniche per questo progetto e do una mano bella omogenea di protettivo lucido su tutto il mio pezzo di armatura. Questo mi aiuterà a far scorrere, diciamo, la lavatura nera e farla depositare solamente
nei recessi, scusate, sono andato fuori camera. Ok. Ok. Vado a rimuovere le parti più in eccesso, mi serve solamente uno strato sottile su tutta quanta armatura. Aspettiamo che asciughi e poi passiamo al nero. Ok, ora prendiamo una delle colonne portanti dell'economia inglese, che è la vendita di null oil, quindi prendiamo del null oil, uno dei colori più venduti al mondo, e andiamo a sbulaccarlo un po' fra i pannelli in modo che si vede, si va a depositare con il protettivo lucido che abbiamo, si va a abbiamo dato prima, si va a depositare solo nelle fessure fra i pannelli. E là si ferma. Usando parecchio spesso, senza grosse accortezze. Sto pigliando praticamente dalla boccetta. Finito bene le giunzioni fra i pannelli, aspettiamo che asciughi. Ok, il panel lining è asciugato, vedete che adesso i pannelli sono belli separati fra di loro. Ok, adesso vado a intensificare in alcuni punti, sempre con il contrast bello diluito, con il suo medium, vado a intensificare in alcuni punti i contrasti. Vedete che vado a dare una velaturina, colore diluito con il suo medium in questo caso qua, anche se tecnicamente qua va bene anche l'acqua, perché il suo medium serve a diluirlo quando lo date, diciamo, in maniera omogenea sulla miniatura. Adesso tecnicamente potreste usare anche dell'acqua, io ce l'ho qua. Leggermente, vedete l'intensità del verde, ok? La coscia, ok, questa qua. Ok, guardate che bello, bello stuzziato, bello intenso, deve essere una salamandra di marmo. Ok,
Ok amici, adesso andiamo a dare un edge highlight, nel senso andiamo a lumeggiare tutti i bordi dell'armatura. Per farlo prendo un po' del Grey Sear, che è il colore base che abbiamo usato, e lo vado a mescolare con una punta di un verde molto chiaro, che è il Moot Green, questo qua. Allora, questo è il Grey Sear, questo è il Moot Green, mi serve giusto giusto allora un po' troppo, è un po' troppo liquido, il guantino ci è utile perché io mi provo quel colore, se vedo che riflette troppo la luce vuol dire che tendenzialmente è venuto fuori un po' troppo liquido. Adesso mi piace, mi soddisfa, tiro un po' di righette per vedere, ok, se va bene. Allora adesso semplicemente vado a ripassare i bordi del soldatino, l'armatura, cercando di essere il più delicato possibile. Il pennello, vedete, è come vi facevo vedere prima quando si dà il nero sulla basetta, resta perpendicolare al pannello, per cui se siete delicati in realtà il lavoro di pittura si tratta solo di ricalcare i bordini. Chiaro che in alcuni punti, come ad esempio il gambale qua, è più easy, è più facile andare a riprenderlo, ok? In altri punti dovete un po' ingegnarvi, se non proprio andare poi a mano libera voi, tipo ad esempio qua. Allora, una cosa importante adesso che vorrei fare, oltre a ripassare i bordi, come vedete che sto facendo, una cosa importante sarà andare a riprendere le screziature che vedete che sono già presenti sulla miniatura, ok? Provo ad andare ad esaltarle un attimino. Qua c'è una bella righetta. Cerco di non inventarmi nulla, solo di andare a recuperare, ok, quelle che sono le righe. Che prima mi sono uscite facendo il passaggio con la nostra pellicola trasparente. Off screen continuo a fare questo tipo di lavoro. Comunque vedete, si tratta semplicemente di andare a scontornare i vari pezzi della miniatura ed esaltare in alcuni punti il bianco. Ok amici, sono andato a ripassare bene tutti i bordi, riprendere parte delle righe, vedete, e riprendere parte dell'effetto marmo. Ora, ultima cosa che vorrei fare, visto che un pochettino vedete che sembra un po' gessoso, riprendiamo in mano alcune piccole sfumature, quindi riprendo il Moot Green di prima, bello diluito, e lo uso dove diciamo dove andare a dare una lumeggiatura, sempre come filtro, per cui diluito in tutta la zona in cui andrei a dare la lumeggiatura.
lato qua vedete dove idealmente mi va. Quindi questa qua vedete la bella parte un po' più chiara. E già che siamo qui, ancora col Warp Lightning, andiamo a rimarcare alcune parti più scure, per cui con il contrast andiamo a sbulaccarlo un po' dove diciamo che ci sono delle parti un po' più in ombra. Andando abbastanza, un po' come vi spiegavo prima, si vanno a creare, vedete, delle piccole dei piccoli settori. Io li ricalco in modo da creare questo effetto un po', cioè molto contrastato, ok? Fondamentalmente dove prima non ho passato la lumeggiatura, ora vado a dare questo effettone qua scuro. Ok, ok, sono soddisfatto. Signori, questo qua è il mio Space Marine Marmoreo. Ora do una ultima mano di lucido, perché anche se in realtà si può pure tenere così, sapete. Comunque l'effetto, secondo me, sul Marine troppo lucido potrebbe rovinarlo. Adesso valuto se dare un protettivo lucido o un opaco. E poi ci vediamo per la parte finale. Comunque ragazzi, direi bomba. Allora amici, ho deciso che darò una mano di la mia medium, per cui non darò l'effetto lucido, ma prima di farlo voglio pompare leggermente le luci, per cui prendo il Grey Sear di base, mettiamo un pochino qua, e gli do una punta di School White per fare proprio le luci sul marmo. Dov'è? Eccolo qua. White Scar, scusate. Per fare le luci sul marmo, diciamo, estreme. Per cui preparo il mio pennello, vedete qua. Così vuol dire che è troppo. Quando si spacciuga così vuol dire che è troppo. È troppo diluito per quello che ci serve. Qui vado a ripigliarlo ancora un po'. Molto meglio, vedete che già sul guanto posso vedere quanto fini saranno le righe che posso tirare. Ora vado proprio a mettere i minuscoli punti di luce. Se riuscite a piazzarli vicino a un punto nero è la morte sua, perché tendenzialmente risalteranno ancora di più, vedete? Piccolissimi punti di luce là dove serve. Vedete dove ci sono le intersezioni, ecco, puntino, sono cose, sono micro dettagli che però effettivamente aiutano a completare il tutto, a dargli, a tirare diciamo l'occhio della madre, no scusate, l'occhio dell'osservatore esattamente dove voi volete che cada. Ok. Allora vedete. Pam 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 pam. Puntini. Piccoli tocchi di luce. Che però esaltano. Esaltano tutto il lavoro fatto finora.
qua dovete proprio allenarvi anche un minimo a far sì, cioè a lasciare proprio quella quantità di colore essenziale, e poi allenarvi a capire dove è meglio creare quel contrasto. Ad esempio qua vedete che ci sono delle righe che coincidono con il nero, ecco lì un puntino di luce aiuterà proprio a far saltare fuori tutto il lavoro fatto. Ok, direi che ci siamo. Ho una mano di la mia medium e vediamo il risultato finito. Ok amici, questo è il risultato finale. Anzitutto mi sono finalmente ricordato da chi è nato tutto questo, quindi voglio ringraziare Riccardo Pizzi per avermi buttato l'idea di provare l'effetto marmo su un'armatura, anche se in realtà Riccardo mi ha chiesto di provarla su uno Stormcast. Chiaramente l'effetto funziona uguale. Grazie tante però Riccardo, perché veramente non avrei mai pensato di provare questo tipo di effetto su una superficie così piccola e che non fosse piatta fondamentalmente. E invece ha dato grandi risultati, per cui grazie per avermi proposto di fare questa cosa. Io spero che ti sia tornato utile vedere questo tipo di realizzazione. Se hai dubbi o domande non farti problemi, e quando ci si vede dal vivo ti offrirò sicuramente da bere, e se vuoi proviamo a dipingere un effetto simile su degli Stormcast. Sono molto soddisfatto, vi dicevo, se vedete l'effetto bene o male è chiaro che non è una cosa che possiamo replicare secondo me su intere armate, nel senso che comunque è una tecnica piuttosto lunga. La vedrei bene magari su una squadra per Shadespire o per Warcry, insomma, su una piccola banda da guerra, però se qualcuno di voi si cimenterà mai nella realizzazione di un esercitazzo fatto con le armature marmore, ce lo faccia sapere, che sicuramente meriterà uno showcase sulla guida galattica per modellisti. Quindi questo è il modello, ora vi faccio due foto carine, spero vi sia piaciuto. Se avete altri consigli fatecelo sapere nei commenti, perché come potete vedere ascoltiamo tutti quanti e saltano fuori cose molto belle, e quindi grazie a tutti e ci sentiamo presto. Io sono Huge e questa era Come lo feci.